ha una banana nel portogetto in macchina. Perché hai fame quando esci da qua? Fa bene il potassio. Ma il panino dall'urido oppure il nostro spuntino qua? La dieta. Come ti chiami? Almante H Regina Bibi. Come ti chiami? E da dove venite? Tortona. Borgo Priolo. Adoro Borgo Priolo. Borgo Priolo è il top. Meraviglia. Staghiglione. Io conosco Ghiaia dei Risi. Non la conosce. Chi attraversò le Alpi con gli elefanti per conquistare l'Italia? Napoleone. Allora, io mi vedo Napoleone su questi elefanti che attraverso... Ragazzi. Chi? Buddha! Se il sole è una fonte di energia non rinnovabile, sì o no? Falso, è rinnovabile e splende. Giustamente. Ah, il petrolio, sta roba qua è rinnovabile. No, il petrolio non è rinnovabile. Va bene. In quale paese si trova la città di Kabul? Mosca. Cosa? Un giorno mi stavano interrogando, gli ho detto che la Croazia era in Francia, però... La Croazia è in Francia? La Croazia è in Francia. No, ragazzi, vabbè, non ho parole. La Croazia è un'isola della Francia. E allora avevo ragione. Kabul intanto è una città. Mosca cos'è? Scusa. Fai qualcosa. Io faccio pena in geografia. Ho capito, ragazzi, ma Mosca, che cos'è Mosca? Una città. Capitale della... Toda. No, ragazzi, ma non ho parole, della Russia. E comunque Kabul è in Afghanistan. Cosa significa la sigla DOP di un alimento? Dopante. Sì. Qual è la grande città posta ai piedi dell'Etna? Via. Sicilia. Vuoi salutare qualcuno? No, nessuno. Nessuno. Non pubblicate. La pubblicheremo, sarai anche la prima di questa edizione. No, raga. Complimenti e buona serata al banana. La sai, Abibi? Uff. Allora cantacela. Canta io. Cantacela. Uele uele. Bye bye. Qual è il nome scientifico del raffreddore? Enterogermina. La cipolla, la cipolla. Quanto fa 5 elevato alla terza? 250, non lo so. Fammi il calcolo. Non lo so, io ho 4 in matematica. Ho 4 in matematica. La mucca, dici? È lei. Quindi Romolo e Remo furono allattati da una mucca. Dove venne sepolto il poeta Ugo Foscolo? In un cimitero. Di quale catena montuosa fa parte l'Everest? Delle Alpi? Degli Appennini? Delle Alpi? Degli Appennini? C'è le sex! Sapete perché gli squali in Cina sono cattivi? No! 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 Perché nuotano nel male! Partiamo, prima do... Partiamo con la mente! Ma sempre o solo stasera? Solo sempre! Caro Alessio, è il tuo momento di dimostrare al mondo che puoi farcela. Prima domanda, via. Ciao, mi chiamo Luis. Ti spiego una cosa, le domande vanno pescate da questa scatola, okay. Ne estrai una e me la passi a me. Quanto impiega la luce ad arrivare dal sole alla terra? Via. Impiega tipo... 30.000 anni luce, una roba del genere. La risposta corretta è 8 minuti. Ciao a tutti, oggi per invitarvi a guardare la puntata del Banana Quiz c'è un ospite speciale, ciao. Ciao, ragazzi, volevo ricordarvi di non perdervi la prima parte del Banana Quiz. E se lo dice lei? Alessio Guido Bono, perché è un toro, perché è il numero 10 della sua squadra. E qual è la sua squadra? Non lo sai nemmeno! Non lo sai neanche! Come vengono definiti? I due punti opposti sulla superficie di un corpo celeste o di un pianeta sull'asse di rotazione. Puoi ripetere? Da quanti anni Alessandria è diventata capitale della Liguria? A parte che è in Piemonte e non è capitale.
E non ascoltare lei che dice che sei scarso. Andiamo un attimo da lei. Perché dici che è scarso? Ma perché gli voglio bene, lo conosco, quindi dico che è scarso. Ah, e quindi conosci le sue potenzialità. Esatto, esatto. Ok. Vasco Modena Park è il titolo di un album di quale rockstar italiana? Piero Pelù. Quando ti ho detto che vali, ho detto che ti ho i coglioni. Non lo intendevo, tu ti presentassi con quei mentecati dei tuoi soci. Cosa fai nella vita? Dormo. Dormi, brava, fai bene, beata te. Uno come può sapere cos'è l'astrolabio? Come si legge? Da dove vieni? Da Voghera. Grande, quanti anni hai? 17. Come non è vero? Non è di Voghera. Non è di Voghera? Sì, originario della Basilicata. Ciao! Buonasera. Buonasera, scusami, scusami. Ti do la possibilità di shakerare. Va bene, shakero. No! Vabbè, oh! Non così tanto! No! Fate un passo avanti. Uno, non 10. Un passettino. Madonna, che gambe lunghe ci avete. Allora.